La frana del 66 prima per arrivare a quelle attuali, la frana del Viale della Vittoria nel 2014, Via Volpe nel 2015 e poi quelle da evitare. Prima fra tutte quella della Cattedrale, Agrigento, una città in cui il dissesto idrogeologico è sempre in agguato. Di questo si è parlato stamani con il dirigente generale della Protezione Civile Calogero Foti e con Calogero Valore, professore universitario che ha condotto uno studio approfondito sul costone della Cattedrale. Per circa 3 anni delle indagini geotecniche che riguardano la cattedrale di Agrigento. Ho concluso il mio studio nel gennaio 2014. Ho consegnato un rapporto, diciamo, su tutte le indagini, nel quale sono identificate le cause del dissesto della cattedrale, meglio dei dissesti ricorrenti da oltre un secolo che interessano la cattedrale, il Duomo di Agrigento, e ho indicato anche le linee d'azione per metterla in sicurezza e per risolvere definitivamente il problema. In altri termini, nella mia relazione indico abbastanza dettagliatamente gli interventi da porre in atto per stabilizzare il terreno di fondazione della cattedrale. Stranamente, diciamo, questo aspetto del problema nel passato è stato sottovalutato, grandemente sottovalutato. La realtà è che la navata nord è su un corpo di frana. Se non si stabilizza quel corpo di frana, tutti gli interventi sono inutili, come inutili sono stati tanti interventi che hanno mirato a correggere altre cose, ma non questo fondamentale aspetto del problema. Il territorio di Agrigento è particolarmente a rischio, parecchie sono le frane che lo hanno interessato, parecchie sono le necessità di intervento di difesa attiva, però è chiaro che occorre oggi lanciare un messaggio che sia quello di una nuova politica del territorio che possa essere realmente di aiuto al cittadino. La Protezione Civile di suo si occupa principalmente di difesa passiva del territorio e quindi di pianificazione, di diffusione di cultura di protezione civile e quindi chiarire a tutti i cittadini quali sono le norme comportamentali che devono essere assunte in occasione di eventi calamitosi o comunque di criticità territoriale affinché anche loro diventino strumento attivo del sistema di protezione civile. Perché comportarsi e sapersi comportare bene evidentemente aiuta tutti, aiuta il sistema, ma soprattutto aiuta i singoli cittadini che non devono andarsi a cacciare in situazioni di criticità.